Al primo punto sicuramente la lotta per la legalità e la valorizzazione di questa comunità partendo dall'ottimizzazione dei servizi pubblici, partendo dalla valorizzazione turistica e culturale di uno dei siti più straordinari della nostra terra. Segretario, a livello regionale quali sono le difficoltà che non riescono a concretare un accordo strutturale con il Movimento 5 Stelle? E a macchia di leopardo qui ad Adrano oggi siete per sancire un accordo, ma in altre realtà ancora la pienezza non la si ha. Quali difficoltà sta trovando come segretario regionale del Partito Democratico? Ma io guardo i numeri. Lo scorso anno abbiamo fatto l'alleanza su due comuni, Termini Imerese e Barcellona Pozzo Ricolto. Quest'anno abbiamo 10 comuni al voto superiori ai 15.000 abitanti. Facciamo l'accordo a Caltagirone, ad Adrano, a Lentini e di fatto, come dire, c'è grande intesa a Favara e anche a Noto. Ancora siamo in tempo per trovare l'intesa su Rosolini, quindi abbiamo la maggioranza dei comuni al voto dove sostanzialmente c'è un'intesa importante. E quindi non soltanto teniamo il centro-sinistra unito, ma lo allarghiamo al Movimento 5 Stelle. Il centro-destra non sta a fare la stessa domanda dall'altra parte, perché ho l'impressione che non c'è un comune dove vanno uniti. Quindi voglio dire, io ritengo che veramente insieme col Movimento merito non soltanto delle segreterie regionali, dei deputati, ma merito soprattutto, come qua ad Adrano, dei dirigenti locali, si è fatto un grande lavoro. Questa è un'alleanza che anche a livello nazionale andrà avanti se parte dal basso. Nessuno è in grado di telefonare dalla stanza dei bottoni e imporre alleanze. Qua ad Adrano è maturata, ma credo che lo potranno confermare bene e meglio di me i colleghi. È un'alleanza che è partita sui temi, sulla lotta alla povertà, sulle diseguaglianze. Su questi temi ci troveremo e ci siamo trovati e ci ritroveremo. Grazie.